Oversympathy nasce dall'esigenza di avere un posto e un contesto dove comici sconosciuti e non, anche chi non lo è ancora, perché prima di nominarsi comico devi passare del tempo, dove possono mettersi in gioco, perché oggi con la televisione, cinema, diciamo che per via delle difficoltà di produzione e di investimenti che ci sono, puntano molto su chi ha già click sul web, come per dire, almeno abbiamo la certezza che un po' di pubblico ce l'hanno. E questo è un limite, secondo me, per vedere cose nuove, no? Nel senso, quando uno dice si vedono sempre le stesse cose, è perché purtroppo non si dà l'opportunità a chi ancora non è strutturato di farlo, no? E quindi è un posto che punta a raccogliere comici dal basso. È una serata di open mic, come lo vuoi dire. Quindi vuol dire che chiunque può iscriversi, da chi fa comicità da un po' di anni in piccoli club e vuole una piattaforma dove mettersi in mostra, oppure per un professore in pensione, chiunque, no? Chiunque può iscriversi. Una serata tipo a noi abbiamo già più di 300 candidature, quindi ottimo, che si spalmeranno in tutte le 9 date. Quindi in una serata tipo io avrò una quarantina di candidati. Inizia la serata con questa scatola dove ci sono tutti i nomi dei candidati e il fatto che tu ti iscriva non ti dà la certezza di esibirti, tra l'altro. In una serata, secondo me, ce ne saranno una decina, che avranno l'opportunità. Avranno 90 secondi di pezzo ininterrotto da quando vengono annunciati. Fanno il pezzo, se fanno ridere, sarà facile, diciamo, esaltare, la loro comicità. Se non fanno ridere, lì bisognerà setacciare, diciamo, per vedere se c'è qualche pepita nascosta, perché il più grande limite del comico è l'insicurezza, la paura, ma nella vita questo, no? Diciamo, la comicità ti impone di essere te stesso e il lavoro che fai negli anni è capire, ma chi è questo te stesso? Oversympathy, penso che è un format che ho scritto insieme alla mia compagna. Chiamarlo così e diciamo imporre questa regola nasce dall'esigenza di dare un freno a chi pensa che la comicità sia esagerazione. A volte tutti soffrono di oversimpatia, io compreso, non è che mo mi è passato, è una psicopatologia che a seconda della situazione non è che ti passa. Io non è che dico tu sei oversimpate, io no, tutti purtroppo, soprattutto se nella vita vuoi far ridere, spesso la gente, che ne so, dice ah, arriva questo che ci vuole far ridere, che palle, no? Ecco, e diciamo che quando accade quella cosa vuol dire che tu stai strafacendo, stai esagerando per colmare l'insicurezza che ti senti dentro e questo tipo di performance verranno bloccate come una sorta di golden buzzer al contrario e da lì in poi l'obiettivo sarà quello di smascherare questa oversimpatia, no? E in generale, dopo la fine di ogni performance di 90 secondi, ci sarà un'intervista che varierà di durata a seconda di quanto è interessante la persona. Capito? Può essere pure che uno, vabbè, ci vediamo un'altra volta. E tra l'altro non c'è limite, ti puoi iscrivere pure ogni volta, ci puoi provare sempre. Anche se già ti sei stato chiamato, puoi riiscriverti e riprovarci. E l'ultimo elemento di format te lo do, così l'abbiamo finito. A fine serata ci saranno degli sgabelli su cui faremo sedere chi è stato i più bravi della serata e insieme al pubblico decidiamo chi ha vinto e chi ha vinto semplicemente passa automaticamente nella puntata seguente, avrà la possibilità di fare altri 90 secondi nuovi e se vince può tenere, chi vince resta come all'oratorio. La comicità è contesto, ci sono sempre meno contesti in cui si può essere a proprio agio, sperimentare e buttarsi in qualsiasi cosa, capito? La televisione pretende ritmo e a volte quel ritmo non ti dà la possibilità di crescere e uscire fuori dalla comfort zone, no? Ti fa prendere meno rischi, avere sempre ritmo, ritmo, ritmo. Me
Io vivo la comicità come la magia, cioè, e poi mi piace la stand-up che è arrivata dall'America, mi piace il minimalismo mi piace il minimalismo in generale nell'espressione artistica, perché trovo sempre magico uno che riesce a far ridere con poco. Un microfono e un palco servono, e un cristiano che ho qualsiasi religione, dico cristiano per modo di dire. E quindi sì, secondo me è pure per allargare nelle grandi città, Napoli, Milano, Torino, Palermo, queste sono città, Bologna, sono città dove c'è una scena di stand-up, cioè i ragazzi, soprattutto i ragazzi, sono abituati che tra le opzioni della settimana potresti andarti a vedere dei comici in un club. Non sento che questa cosa abbia attecchito nel resto d'Italia, perché mancano proprio i club dove farlo. Quindi la mia speranza e obiettivo è pure di allargarla, questa cosa di farla entrare tra le opzioni di svago settimanale delle persone, no? Questo più o meno. Diciamo, è tutto molto semplice e nel frattempo è molto ambizioso, sai? Allora, non penso che sia obbligatorio per un comico. Io sono appassionatissimo di improvvisazione, di recitazione spontanea. Però intanto penso che siano pochi i contesti dove si può improvvisare davvero, e questo lo trovo un peccato. E io sento che la mia forza è quella di diciamo, cercare di sforzarmi di sentire la stanza e capire qual è il mio ruolo in quella situazione e improvvisare. Hanno bussato, scusatemi. In altri contesti il comico deve essere ultra preparato, ed è un bene che sia così. È sempre più difficile, diciamo. Ecco, in questo senso, se ci fossero più club, tutti i comici potrebbero prepararsi molto, molto meglio. Perché è come se in America, che ci hanno pensato a lungo a queste cose, quando prepari un pezzo, poi lo fai tante volte in piccoli club. E togli, togli, lasci o metti. In Italia sento che scrivi e vai in onda, no? E questo, secondo me, non fa giustizia al comico. E quindi, con posti come Oversimpathy e sempre più club che si occupano di questo modo di fare, è più facile, secondo me, tenere una qualità alta, perché il rischio è di meno, no? Se si rischia meno, rischi di più, tra virgolette, e poi quando vai in onda, hai fatto una cosa che l'hai provata già su un campione di persone e sembri chissà che hai fatto, però tu l'hai provato, quello è una scultura, un pezzo comico che devi martellare insieme al pubblico. E tra l'altro il pubblico in Oversimpathy è fondamentale, perché è lo strumento democratico che ti fa capire se una cosa fa ridere o non fa ridere, no? Tante testoline, diciamo, determinano la qualità di una cosa. A me le stories, in generale Instagram, i reel, tutto, la cosa che mi piace di più del web è che c'è l'improvvisazione di mezzo, perché puoi dare l'illusione dell'improvvisazione. Quando apri le stories, sembra che stanno accadendo ora, no? E quello è il bello. A me mi viene un'idea per un video, mi metto a farla. E l'entusiasmo dello spunto dell'idea resta attaccato alla performance, piccola performance che fai di fronte al telefono, piuttosto che quando ti viene un'idea divertente e vuoi trasformarla in una serie o in un format. Devi chiamare uno e devi dire: allora mi è venuta questa. E quando la fai, probabilmente è passata pure di moda e ti è passata pure la voglia, capito? Quindi con i social, esatto, immagino. bravissimo, bravissimo, sì. E mai come questa volta, provo un entusiasmo e una curiosità che mi abbassa la paura che invece ho sempre provato prima di tutte le cose che ho fatto, che è insopportabile, veramente. Ci credo, Mamma sembra mia. un po'. Ah, dai, con Sì, ansia. ci sta, però questo, diciamo, il fatto che non c'è ancora la carne a cuocere, voglio vedere che tipo di carne ci sarà a cuocere, no? Sono proprio curioso di vedere chi si iscrive, come la prende, come farà i 90 secondi, come gestirà l'intervista. Sono curioso proprio.